Ciao a tutte ragazze, questa volta facciamo un video tag e voglio rispondere al tag Sono cose da ragazze che ho visto da Federica Make Up a cui mando un bacione enorme. Ciao! E sono praticamente un po' di domande, quindi cominciamo a breve, su cose prettamente femminili, quindi cominciamo con la prima domanda. Io guarderò di qui perché qui c'è il PC, come vedete dal riflesso degli occhiali, e c'è praticamente la lista. Pensi che sia carino quando un ragazzo ti bacia sulla fronte? Se è il mio ragazzo, sì, per me è carino perché comunque mi fa sentire coccolata comunque. Vestitino sbuffo o abitino da cocktail? Preferisco gli abitini da cocktail perché quelli sbuffi, pagliaccetto, queste cose così mi stanno malissimo. Ti piacerebbe una lunga lettera d'amore? Perché no? Penso sia un po' il sogno di tutte le girls. Appuntamenti in gruppo o in coppia? No, preferisco sia la comitiva mista che le coppie, insomma, oppure a volte anche l'incontro singolo, insomma, l'uscita tra me e il fidanzato, va bene. Odi quando i ragazzi si comportano in modo diverso quando ci sono i loro amici? Sì. Ed è capitato, non con l'attuale ragazzo, però mi è capitato di uscire con qualcuno e quando c'erano gli amici praticamente non ti si capavano proprio. I diamanti sono il migliore amico di una ragazza? Non credo, è bello riceverli, però non penso sia così amichevole da uscirci insieme, insomma. I tuoi capelli sono raccolti o sciolti? In questo momento sono sciolti, a dire la verità, anche abbastanza lisci e non piastrati. Ti piastri i capelli? Sì, mi piastro i capelli, però devo dirvi la verità, negli ultimi mesi, non lo sto facendo più, grazie al mio olio di cocco, super epiva. Perché i capelli non risultano più crespi come prima e anche il giorno dopo, come vedete, sono perfettamente lisci o comunque con qualche piega accettabile. Qual è la tua rivista femminile preferita? Domanda ardua perché io non compro mai le riviste, casomai leggo articoli su internet, però comunque mi piacciono quelli di moda oppure quelli di gossip, insomma. La rivista preferita credo Vanity Fair perché è molto emblematica come rivista. Qual è il tuo mascara preferito? Questo qui, l'Elove Extreme di Essence, con cui al momento non ho trovato nessun sostituto. Vai a fare le unghie dall'estetista? No, sì, vai a fare le unghie dall'estetista? No, non le faccio dall'estetista, normalmente me le curo da sola, anche se al momento io le mie unghie le ho tagliate e per il mese mariano, che è praticamente maggio, sto facendo il fioretto di non mettere lo smalto per praticamente acquisire un po' di salute, far acquisire nuovamente un po' di salute alle mie unghie che erano un po' trascurate perché erano spesso ingiallite dal troppo smalto messo, insomma, messo e rimesso. Pochette grande o piccola? Esco con borse enormi, anche di sera quando non si dovrebbe, esco sempre con quelle borse enormi tipo Mary Poppins, che poi praticamente devi trovare i fazzoletti, li scavi e non trovi mai niente. Però quando metto gli abitini un po' più formali così, la pochette. Jeans o gonna? Normalmente jeans, leggings e pantaloni, però le gonne mi piacciono tanto, anche se non lo so, non mi ci vedo tanto perché sono un po' grassoccia, grassoccia, in carne, insomma, non mi piace tanto vedermi con le gonne. Indossi vestiti, scarpe o gioielli che sono scomodi da morire, soprattutto le scarpe. Indosso scarpe con i tacchi che sono allucinanti, cioè ho un paio di scarpe. Che è un décolleté, insomma, niente di eccessivo, che ha praticamente un tacco 14, ma le metti e già quando le metti ti fanno male le caviglie, poi dopo cammini e io dicevo al mio ragazzo mi fanno male i piedi e lui non me ne frega, ti sei messo i tacchi e te li tieni. Sì, comunque spesso indosso scarpe scomode. Mandi molti messaggi? No,
Prima, quando ero ragazza, sì, ne mandavo di più. Adesso che sto entrando nella vecchiaia, ne mando molti di meno. Spesso sfrutto WhatsApp, però nemmeno più di tanto, perché alla fine sembra che abbia la sopracciglia sporca. Nemmeno più di tanto, anche perché il mio ragazzo quando lavora non mi può rispondere, quindi non ne mando quasi mai. Cosa faresti se rimanessi incinta? Cercherei di non rimanere incinta perché non mi pare la situazione più adatta adesso, ecco, quindi non so, non lo so. Aiuto. Qual è il tuo colore preferito? Qual è il colore che c'è sulla parete della mia stanza? Quindi quello è il mio colore preferito, l'arancione. Perché malefico? No, così no, così, ok. Tacchi o scarpe basse? Tacchi. Spesso metto i tacchi. Però ultimamente sto portando con estrema simpatia le scarpe basse o comunque quelle là con rialzo zeppato. Hai mai pianto durante un film romantico? Sì. Usciresti mai di casa senza trucco? Certo, non mi creo problemi ad uscire senza trucco. Nel frattempo i miei capelli si stanno arruffando. Prima vi ho detto che non si arruffavano. Comunque sì, esco senza trucco. Normalmente, insomma, io adesso, buon per voi, mi sono preparata per registrare questo tag, ma come vedete spesso io non lo faccio spesso, insomma. Bershka o Stradivarius? Avrei detto Bershka fino a un po' di tempo fa perché lo avevo praticamente nel centro commerciale a tipo manco 1 chilometro da casa, soltanto che è arrivato Deichmann e io sono rimasta senza Bershka e quindi devo andare a Marcianise, però mi piacciono entrambe le linee di abbigliamento. Indossi maglie con il colletto? No, non credo di averne, insomma, però le camicie sì. Ti piacciono i ragazzi fighetti? Sì, però non quelli montati di testa, insomma. Il mio ragazzo non è fighetto, si sa vestire alla moda, però non è di quelli tipi tutti pieni di lampade. Insomma, curato, ma non fighetto. Sei viziata? Secondo i miei gusti no, io non sono viziata, eppure sono figlia unica. Però credo che fra le tante cose positive i miei genitori mi hanno insegnato a non dover avere sempre tutto e subito, ma saperselo conquistare magari anche con le proprie forze, però praticamente non avere tutto quello che si pretende, ecco. Credi che l'uscita labbra sia una delle cose migliori? Per i propri fidanzati no, perché puntualmente te lo fanno togliere perché è troppo appiccicoso. Hai un paio di occhiali da sole enormi? Sì, solo che adesso stanno lì e quindi non li vado a prendere, buon per voi, ma sono tipo così. Quanto ci metti la mattina a prepararti? Principalmente ho la mattina staccata, quindi ci metto davvero poco, 10 minuti insomma, però quando devo uscire la mattina mi bastano anche un quarto d'ora, 20 minuti. Ti piace indossare i cerotti? I cerotti forse. Penso che non, nessuno voglia indossare i cerotti. Ti piacciono gli skates? No. Oro argento su di me? Preferibilmente l'argento, però preferisco tra l'oro bianco e l'oro rosso, preferisco l'oro bianco. Ti piace ricevere i fiori? Sì, tantissimo, mi piace ricevere i fiori. Ti piacciono i surfisti? Non mi ci sono mai applicata, devo dirvelo, non lo so. Ti vesti bene durante le vacanze? Solo la sera, la mattina al mare, normalmente in casa no, non ne ho sciatta insomma, però normale. Ti piacciono i vestiti? Non è che scendo nuda, quindi mi devono piacere per forza, sì, comunque sì. Su una scala da 1 a 10, quanto ti confondono i ragazzi? In che senso? Se con la loro mente a volte è un po' così stramba, diciamo, un 6,
Nelle ultime 48 ore sei uscita con un ragazzo? No, perché il mio carissimo cicciolo stava lavorando. Indossi rossetti? Certo. Ti piace tenere per mano? Tantissimo, mi piace tenere la mano così, io, quella tra fidanzatini. Su una scala da 1 a 10, già l'ho detta, sto flashata. Quale sarebbe l'età del ragazzo più giovane con cui usciresti? Un anno in meno a me, quindi 21. Ti piace quando i ragazzi sono sudati? No, mi fa un po' senso, però è capitato che il mio ragazzo sia sudato e che ha preteso un bacio e quindi gliel'ho dato, ovviamente. Qual è la migliore caratteristica possibile in un ragazzo? Zan zan. Non lo so. Ah, secondo me la sincerità, perché a volte i ragazzi non sono così sinceri come si pensa. Poi, qual era? Ti piace il contatto visivo? Certo, è una cosa davvero molto bella. Ti immagini mai il tuo matrimonio, il tuo vestito? Sì, è venuto un periodo in cui guardavo spesso le trasmissioni di Enzo Miccio sul Real Time e immaginavo sempre come sarebbe stato quel giorno, come sarebbe stato il vestito. Ma ho la vaga sensazione che io non chiamo Enzo Miccio come wedding planner perché si prende un tantino, un po' di soldi e quindi non voglio spendere così tanto. Uccideresti per la cioccolata? Ma no, uccidere addirittura no, 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 non sono così omicida. Ti capita di passare una giornata a farti bella per un ragazzo? No, una giornata intera no. Almeno che io non abbia una foresta amazzonica come peli, insomma. Però no, però un paio d'orette, perché no? Su una scala da 1 a 10, quanto è divertente fare shopping? 11! Vai fuori di testa se perdi in TV i tuoi programmi preferiti? Vado fuori di testa quando la mia TV in camera non prende real time e io devo vedere Clio alle 2 e puntualmente lo streaming non funziona e me la perdo. Lì mi arrabbio con lo streaming, non mi arrabbio perché perdo il programma in sé. Urli molto, dal video sembrerebbe di sì. Indossi la tuta a scuola o lavoro, non vado a scuola, purtroppo non lavoro, indosso i panni per casa. Ti sei mai vestita in uno stile che non era il tuo per far colpo sul ragazzo? No, stile proprio no, però mi è capitato di aver avuto, però ero proprio piccola, di aver avuto una richiesta da un ragazzo, insomma, che mi aveva invitato ad uscire, di vestirmi praticamente tutta nera. Io mi vestivo tutta nera, però lui voleva la gonna, corpetto, cos'era, un top comunque, e i tacchi, e io dovevo camminare con i tacchi, cioè ti fai male con i tacchi, però sì, è capitato. Ti scrivi molte lettere dolci almeno una volta all'anno? Senza quale prodotto di make up non potresti vivere? Al momento credo non possa vivere senza eyeliner e matita per sopracciglia. Ti innamori facilmente? Purtroppo sì, anche se l'ultima volta ho cercato di farlo con più cautela e buono è stato perché siamo ancora qui dopo più di 2 anni. Hai crampi ora? No. Ti consideri carina? In questo video abbastanza. Credi che i ragazzi guarderanno questo video anche se si chiama Shh, non guardatelo? Bah, sì, perché la curiosità non ha sesso, quindi aprirebbe chiunque il video di Pinchetta 90 e se lo va a vedere quasi tutto interamente. E quindi il tag era finito, 57 domande, tutte per voi, ve le siete sorbite, ve le siete rise, ve le siete schiattate, adesso vi saluto, dite alleluia e ci vediamo al prossimo video, ciao!